belle François. C'est avec un cœur débordant de joie et d'allégresse que nous accueillons la grâce de votre visite, de votre présence au milieu de nous, en ce Carmel placé sous la protection de Saint Joseph. Avec l'aumônial des différentes familles contemplatives ici présentes, je désire vous exprimer notre grande reconnaissance pour ce moment de prière que nous allons vivre ensemble. Cette expérience de communion dans le Christ en Église qui nous fait pressentir déjà le bonheur du ciel devient aussi un moment privilégié d'action de grâce et d'intercession pour Madagascar. En cette heureuse occasion, nous tenons aussi à vous remercier pour l'attention et le soin que vous prenez des moniales de vie contemplative. Les récents documents Vultum Dei Querer et Cor Orans, par leur contenu et leur orientation, nous renouvellent dans la fidélité à nos charismes respectifs et nous ouvrent à l'écoute de nos frères et sœurs en humanité. En cette chapelle qui nous rassemble, nombreuses sont les personnes qui viennent chaque jour rencontrer silencieusement le Seigneur Jésus et confier à la prière de la communauté leurs intentions. Oui, nous puisons dans la prière notre force et elle est le lien qui nous unit. Et vous, Saint-Père, avec toutes vos intentions, vous avez une place spéciale dans notre vie de prière et d'amour au cœur de l'Église. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous demandons humblement votre bénédiction pour nos communautés respectives, ainsi que pour le Carmel qui se prépare à célébrer le 100e anniversaire de sa présence à Madagascar. De tout cœur, merci, Saint-Père François. Dio vi ha omere. Thank you.
parole de Dieu, premier livre du roi, chapitre 2. Sois courageux, montre-toi un homme. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en suivant ses chemins. Tu observeras ses ordres, ses commandements, ses décrets et ses préceptes. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Daranno per scritto quello che ha preparato. Sì. La lettura incominciava con un appello al coraggio.
Courageous. Bien, Bagulas, the way Manana Yerpua are nothing for Nichetina. E per seguire il Signore ci vuole coraggio, sempre un po' di coraggio. Arriva a Martin Tumpo, di Mila Yerpuma, la Cariva. È vero che il lavoro più pesante lo fa lui. Fatelo fare Yassa, ma fissa, di Cisicia, ma la vostra. Ci vuole coraggio per lasciarlo fare. Viene un'immagine alla mente. Mi si xari tunga avatsekio. Confesso che mi ha aiutato tanto nella mia vita di sacerdote e di prete. Ari na marcia malakariva tam fiena kuma prita, ari fiena kuma tulo. Quella tarda serata. Due suore, una giovanissima e una vecchia. Riviva e fa tarra, mi si sera e fa talura, e fa ante e anche. Camminavano dal claustro dove avevano pregato le vespre al rispetto. Per me la clausura di Favaca alle quando fatto. La vecchietta non poteva quasi camminare. Le fa un'altra di si Favaca mandezzara. Era quasi paralitica. La giovane cercava di aiutarla. Ari lei tanura di cerca sembra una pinasi. Ma la vecchietta si innervosiva. Fa andare una pancia. Dice, non toccarmi. Ma dice, asamchiaschiaschiaschia. Fare questo che cado. E Dio sa, ma sembrerebbe che la vecchietta, la malattia l'aveva fatto un po' neurotica. Ma la giovane sempre col sorriso l'accompagnava. Lei talura di anzichi manda cariva in tanta nasi. Alla fine arrivavano al refettorio. Fare un timo dove mangiare. La giovane cercava di aiutarla a sedersi. E la vecchietta, no, no, mi fa dolore, che mi fa male. Ma alla fine si sedeva. Lei talura di tianampias, ma il piede caffa, così si ah, sono chiaschiaschiavi. Pensa, una giovane davanti a questo, sicuramente ho avuto voglia di mandarla a fare un passeggio. Ma quella giovane mi sorrideva, prendeva il pane, preparava e lo dava. Questo non è una favola, una storia veridica. La vecchia si chiamava la suora San Pedro. La giovane Teresa de l'Enfant Gesù. Questa è una storia vera. Che riflette un pezzetto della vita comunitaria. Tatara tena marina zany ary mampiseho ampahany amin'ny fiainana ankonam-piainan'ny religiosi. Anche fa vedere lo spirito con cui si può vivere una vita comunitaria. Ary raha fanay masina araka miaina ao anatin'ny ankonam-piainana. La carità nelle piccole e nelle grandi cose. Ni fitiavana amin'ny zava-madinika sy amin'ny zava-dehibe. Quella giovane potrebbe aver pensato, sì, ma domani andrò dalla priora e dirò che invio una più forte a aiutare questa vecchia
perché non ce la faccio. No, non pensavo così. Lei tanora mi ricerca venire la pizza e fa tanza che cocodia, a fa camanampi e su. Credete nell'obbedienza, l'obbedienza mi ha dato questo mestiere e lo farò. Con la forza dell'obbedienza faceva con carità e suscita questo lavoro. Eri a pendiere di avvocarmi su da una carivacciani, l'alla mia ancora piena. Io so che tutte voi, suore di clausura, siete venuti per essere vicini al Signore, per cercare la via della perfezione. Ma la via della perfezione si trova in questi piccoli passi, sulla strada dell'obbedienza. Piccoli passi di carità e di amore. Mi ricordo che una sera mi è nata ancora una pena nella mia epoca, di esultare a me, fino a Tongalava, da Slavra Cucua, a me nata in Irene, Savatra Madinca Irene. Piccoli passi che sembrano niente, ma sono piccoli passi che fanno venire, fanno schiavo Dio, quei piccoli figli che imprigionano Dio. Sanui savata chiede, ma mafi savata stemano una luta che ne fa ma matra mafi ne fiene. Questo pensava la giovane, ai figli col quale imprigionava Dio, alle corde, corde di amore, che sono i piccoli catti di carità di tutti i giorni, piccoli, piccolissimi, perché la nostra piccola anima non può fare grandi cose. Lei chiede di chi fa mamma, fa madre, tani, non demanda, le savata chiede di chi tanti raina, amni andavano a penna, non tunda, amera canftiavana, non tunda, amzei, fa masina penna, sei. Sì, coraggiosa. Il coraggio di fare i piccoli passi. Coraggio di credere che nella mia piccolezza Dio è felice e Dio fa la salvezza del mondo. Auka anana irpu ari anana irpu mandrakariva panatatirana ndreni atawi sava madinge irine ari zenu mahafale nandremanta. No, io penso che deve cambiare la vita religiosa, deve essere più perfetta, più vicina a Dio, e per questo io voglio diventare priora, capitolare, per cambiare le cose. Dendai mi fa mai sana io mi fanno del zuzue andi hangana te nuva zavata a nuva ni fiena na za. Non dico che qualcuno di voi pensiate questo, no? Ma il diavolo si mette con queste pensiere. Se io di mi la fandria non mi arriva se auto se. Se tu vuoi cambiare non solo il monastero, non solo la vita religiosa, vuoi cambiare e salvare con Gesù, salvare il mondo, incomincia con questi piccoli atti di amore, di rinunciamento a te stessa, che imprigionano Dio e lo portano fra noi. Rave anuva zavata tse manuva nifena monastera futsana manuva nifena religiosa. Miaraka amnulla mandrei in Gesù Cristi, manuva iso tutto l'iso. Torniamo alla storia della giovane e la vecchia. Firna che l'ombre tatara le tanura, se le amtrendai sicchia. Una di queste sere, dopo cena, mentre andavano dal refettorio, scusa, prima cena, mentre andavano dal coro al refettorio, uscivano 10 minuti prima dal coro per arrivare al refettorio, passo a passo, no? Fulumnita mi ha leo mtela ni pafano, ma kani mnitwila na isakafano, na bimbo la misha mni fulumnita yo. Teresa sentì musica. Ardia na hinu musica? Dalla città. Era musica di festa, musica di ballo.
e pensai a una festa dove le giovani, i giovani ballavano, onestamente tutto, bella, una bella festa di famiglia, forse nozze, compleanno, pensai a quello, alla musica, tutto quello. Maria, se musica si deve restituire tanura, la sera tanura di avere misi fetti, anche la cena, e poi anche la sera di andare a Tirana. Si sentì qualcosa dentro. Maria, la cera usava già a Giovannatene? Forse ha sentito, ma sarebbe bello stare lì, non so, ma sentì qualcosa. La cera usava già a Giovannatene? E subito decisa, disse al Signore, che mai avrebbe cambiato per quella festa mondana, mai uno di questi gesti con la vecchia. Questo per a lei la facevano più felice che tutti i balli del mondo. Se noi il tempo fa sì, di novina novina amsani, i fetti si disane, fa etom di tuerniti. Miaraka un'andremante no aitane a sambara. Sicuramente a voi la mondanità arriverà di tante forme nascoste. A suantka fa uavi a tsane tsane ne fa zavampu. Sappiate discernere con la priora, con la comunità in capitolo, discernere le voci della mondanità che non entrano in clausura. La mondanità non è una suora di clausura. Oka o enerizzara ni manavaka si mahai mandandalanzazzara ni feo ni ripe nareo ma ci enlota ni feo ni sottonturizzau. Anzi, una capra che va per le sue strade, no? Della clausura. Quando ti vengano pensieri di mondanità, chiudi la porta e pensa ai piccoli atti di amore, questi salvano il mondo. E Teresa preferì custodire la vecchia e andare avanti. Ma se bafteresti mi fidi, non sei lala, mi fa che lisa, non sei. Perché questo lo dirò non per spaventare, ma è una realtà. L'ha detto Gesù, mi permetto di dirla io, questo lo dirò adesso. Ma se c'è la vaccinazione, a pittà o tenere il corpo, non sei lala, non è niente, non è. Ognuna di voi, per entrare in convento ha fatto lotte, ha fatto tante cose buone e ha vinto. Non si era mai visto di Niesaka, Arntullo Tkumba, Utafitra Monastera, Ari di Nandresia Nareo. Ha vinto lo spirito mondano, ha vinto il peccato, ha vinto il diavolo. Nandresi ni Fumbanzo Tulso Nareo, Nandresi ni Fanonzo Tulso, Arnandresi ni Timuni Anchiu. Forse il giorno che tu sei entrata in convento, il diavolo ti ha lasciato la porta triste, rattristato, ma ho perso un'anima e se n'è andato. Ma poi è andato a chiedere consiglio a un altro diavolo più saggio. Non ho capito, Santo Padre. Forse il diavolo ti ha lasciato alla porta del convento e si è andato rattristato. Mettevi una mela di fine della monastera a Nandiam sottotitolo. È andato a chiedere consiglio a un altro diavolo più furbo. Il diavolo vecchio, sicuramente. Ha detto: stai paziente, aspetta. È un modo abituale di procedere del demonio. Gesù
8 dice: quando un demonio lascia libera un'anima, se ne va. Poi, dopo un tempo, ha voglia di tornare. E vede quell'anima così bella, così sistemata, tanto bella, e ha voglia di entrare. Refeo dia na vila andeha amin'ny sitrapony malalaka fa rehefa tandy tany dia nieritreritra ny iverina avy eo ary nahita fitoniana sy filaminana. E Gesù cosa ci dice? Quel diavolo va, cerca altre sette che sono peggiori di lui e torna con i sette. Ary ahoana hoe Gesù ny fampianarany a rehefa any tany dia niverina naka demoni fito hafa kokoa mba hitoetra ao. E vogliono entrare in quella casa sistemata. Ary ti hitoetra ao amin'ny trano efa voarindra sy voalamina tsara. Ma non possono entrare facendo rumore come se fossero gli ladri. Devono entrare educatamente. Tsy hoe hiditra toy ny mpangalatra fa miditra izany hoe mahazo fampianarana. E così i diavoli educati fanno suonare il campanello. Ah, io vorrei entrare qui. No, cerco questo aiuto, quell'altro, te lo fa entrare. E sono dei diavoli educati. Entrano in casa, si resistema. E poi dice Gesù, il fine di quell'uomo, quella donna, è peggiore che l'inizio. Zany hoe avy eo miverina ny demony dia mandondom-baravarana amin'ny fomba feno fahalalam-pomba fa izay manaiky idirany a dia loza kokoa zay religiozy anakidinany dia loza kokoa indray a noho ny teo aloha. Ma non ti sei accorta che quello era cattivo spirito? No, ma era tanto educato, tanto buono. E adesso no, io me ne vado a casa perché non posso tollerare questo, è troppo tardi già. Tu l'hai lasciato entrare troppo dentro il tuo cuore. Ma non sei accorta? Non hai parlato con la priora, non hai parlato col capitolo, non hai parlato con qualche sorella di comunità? Se noi mi fiverene di disputare all'altro fa mia luve ci ne resa che tamni priora, ci ne resa che tamni masera, ravnaua. Il tentatore non vuole essere scoperto, per questo viene travestito di persona nobile, educata, tante volte è un padre spirituale, tante volte. Il demonio di Tsimsiu Ivele in Manakariva fa isendindra nuilana di Pridam Tantana Arapanai. Per favore, cara sorella, quando tu senti qualcosa strana, parla subito. Parla subito, scoprilo. Mengavenareo ao ry ranampavy malala, isaky ny misy olana di lazao io ny eo ihany amin'ny mpitantana ara-panahy. Io eo ihany. Se avessi parlato in tempo, fosse andata dal Signore a dirle: ma guarda Signore, questo serpente mi dice questo, cosa ci pensi tu? Se avessi parlato in tempo. Non parlo. Continua. Se Eva avessi parlato in tempo e fosse andata dal Signore a dirle: guarda, questo serpente mi propone questo diverso. Hai raggiunto il laser talua fortuna da un'itania più bella Eva via Africa na tenta un tungi anch'io. Eva non parlò e avvenne il disastro. Questo consiglio vi do: parlate subito, parlate in tempo, quando c'è qualche cosa che vi toglie la tranquillità. Non dico la pace, prima la tranquillità, poi la pace, peggio, no? Sento riftronarewa, la zoa, io ne ho iana, ar la zoa, araptona. Questa è la
L'aiuto, questo è l'aiuto, questa è la difesa che voi avete in comunità. Una aiuta l'altra per fare un fronte unito, per difendere la santità, per difendere la gloria di Dio, per difendere l'amore, per difendere il monastero. Zany no atao hoe fifanampiana aminareo sampravavy mba anavotana anareo, anavotana ny monastera, anavotana ny fiainareo ihany koa. Ma noi ci difendiamo bene dalla mondanità spirituale, ci difendiamo bene dal diavolo, perché abbiamo doppia gratta e anche al mezzo una tenda. Zany dia tokony atao mandrakariva tsy maintsy miaro tena amin'ny asan'ny Dieony, na dia ao anatin'ny toerana miavaka sy miokana. E la doppia gratta e la tenda non sono sufficienti. Potresti averne 100 tende. Sufficiente è la carità, la preghiera. La carità del chiedere consiglio in tempo, di ascoltare le sorelle, ascoltare la priora. E la preghiera col Signore. La preghiera, Signore, è vero questo che sto sentendo, quello che mi dice il serpente, è vero? Tsy ampy ny fierovana ety ivelany fotsiny fa tsy maintsy mitolona amin'ny fitiavana sy ny vavaka satria izany no atao hoe andresena ny fakampanahany bibilava araka ny voalaza teny. E quella giovane Teresa appena sentiva qualcosa dentro la parlava con la priora che non la voleva, non la voleva bene la priora. Tereskelia fantany vao mare na mahatsapa zavatra tsy mety dia miteny avy hatrany. Ma como io ci andrò dalla priora se la priora ogni volta che mi vede mi fa vedere i denti. Arriva mio nome di priora via mio nome la cariva na zazetti sai sai. La priora è Gesù. Ma padre, la priora non è buona e cattiva, lascia che lo dica il Signore, per te è Gesù la priora. La priora sana ti vanno son Gesù. Ma la priora è un po' anziana e non le funzionano bene le cose. Lascia che decida il capitolo. Tu, se vuoi dire questo, lo dici in capitolo, ma tu vai dalla priora perché è Gesù. Le priera di fa antra tsy mahalala n'inona fa di hoe mandehana mankany ny priera di ozy Gesù. Sempre la trasparenza del cuore. Sempre parlando si vince. E questa Teresa che sapeva che la priora, che lei alla priora lì era antipatica, andava dalla priora. Lei la mandrakariva di Mangarahara ari miteny mandrakariva amin'ny priera. È vero, bisogna riconoscere che non tutte le priore sono il premio Nobel della simpatia. Sì, ni priera rehetra koa dia manana ny prix Nobel amin'ny fanarana. Sono Gesù. Fa di Gesù ihany. La via obbedienziale è quella che ci soggetta nell'amore. Ci fa soggetti all'amore. Sebbene quando arriva a un'altra nifteavana non va a mangiarsi. Poi questa Teresa che si è ammalata e poco a poco sembra se stessa di aver perso la fede. Mi fa narrare di Anaziaro, fa vedere fieri di Fnona. Questa poveretta che aveva saputo nella vita congedare i diavoli educati, all'ora della morte non sapeva come farcela col demonio che girava. Diceva, lo sto vedendo, gira. Gira, c'è la oscurità
degli ultimi giorni, gli ultimi mesi della vita. Dalle tentazioni, della lotta spirituale, dell'esercizio della carità, non c'è pensione. Fino alla fine tu dovrai lottare. Ni fitiavana, ni vavaka, ary ni ezaka mandresy ny demonina dia tsy mba misy fisotron-dronono fa tsy maintsy mitolona hatramin'ny farany. Fino alla fine, anche nella oscurità, lei pensava di aver perso la fede. Anche ao anatin'ny aizina azy indrindray mieritreritra fa very finoana. E chiamava le suore perché buttassero l'acqua santa sul letto. Perché scendessero le candele sante. Ma la lotta nel monastero è sino alla fine. Arrivi tulla al monastero di Acciamni Farafufne. Ma è bella, perché in questa lotta crudele ma bella, quando è vera non si perde la pace. Ari isani tulla o monastir zan di aslasena io mafi canifa zavata kanzi maf narta arma mefia danana nati. Questo papa è un po' folclorico, perché invece di parlarci di cose teologiche ci ha parlato come dei bambini. Papa ci risaca un sabato folklorico, abbiamo risaca un acchisi anche io, una dintia. Bambine. Magari foste tutte bambine nello spirito, magari. Con quella dimensione di fanciullezza di... che il Signore ama tanto. Quindi anche oggi Twitter mi sa già se mi mantengo in sé, se tiene a casa una domanda di cuore. Vorrei finire la storia della Teresa con la vecchia. Quindi anche un pazzesco di Fifarani, la sera, e lei entra. Questa Teresa adesso accompagna un vecchio. E voglio dare testimonianza di questo. Voglio dare testimonianza perché lei mi ha accompagnato, ogni passo mi accompagna. Mi ha insegnato a dare i passi. Dalle volte sono un po' nevrotico e la mando via, come la madre San Pedro, dalle volte l'ascolto, dalle volte i dolori non mi lasciano ascoltarla bene, ma è un'amica fedele. Sanui le tataratu luzan tsiivne we manilkil che le masera materis de l'infanzia sifa yun tina namno is. Per questo non ho voluto parlarvi delle teorie, ho parlato della mia esperienza con una santa e dirvi cosa è capace di fare una santa e qual è la strada per diventare sante. Avanti e coraggiose.